Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Andiamo e iniziamo con gli acquisti di gennaio e siamo nella postazione retro del Cume. La postazione PC retro non è quella definitiva, nel senso che devo sistemare i cablaggi e le robe, ma per il momento ho ancora un po' di casino e quindi non riesco a sistemare tutto, però non potevo non partire con gli acquisti di gennaio. Ho accumulato un po' di robetta, roba interessante e quasi tutta presa a prezzi devastanti. Partiamo subito. Allora, cominciamo con un bel Blu-ray, il film che ha regalato l'Oscar a Brendan Fraser, The Whale o The Whale o The Whale o The Whale, quello che volete voi, insomma. Brendan Fraser ritorna e vince l'Oscar. Sono curioso di vederlo, non l'ho mai visto, vedremo. Poi, altro filmetto che mi mancava, questa è una grossa pecca, ma ho recuperato, meglio tardi che mai, Edward, Mani di forbici, e si gode. Poi, abbiamo tre giochini. Questo e finalmente ho chiuso teoricamente con i giochi delle Olimpiadi. Wii U, Mario e Sonic e i giochi invernali di Sochi 2014. Perfetto. 2 euro, fiori. E poi due giochini che mi sono costati un po' di più, ma abbiamo Donkey Kong Country Tropical Freeze. Non ha bisogno di molte presentazioni. Quanto mi sono avvicinato al mondo Wii, Switch, Nintendo negli ultimi tempi, pazzesco. E poi, vabbè, PlayStation 5, Metal Gear Solid, Master Collection, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. E si gode. Molto bene. Poi, un altro, diciamo, album di Magic per mettere le card, quelle super super special. Benissimo. E qua abbiamo preso tutto a 49 euro, 39 la mini console e 10, 10 euro il joystick. Neo Geo Mini Pad. E il Neo Geo Mini, diciamo la mini console, ecco. Adesso la vediamo velocemente già aperta, però dopo ci sarà un video a parte sia per questo che per, diciamo, il Commodore, tra virgolette, con i giochi. Eccoli qua, ragazzi, velocemente vediamo il joystick. Tanta rovina. E vabbè, è questo, che è una chicca atrocissima. Ve lo faccio vedere così perché voglio fare un video a parte. Possiamo giocare sia con il mini joystick qua, quello della sala giochi per dire, che con il joystick più tradizionale. Tanta roba, non voglio spoilerare più di tanto, ma ci sarà un video apposito. Beh, ve lo faccio vedere proprio così. Stupenda, acquisti di gennaio che partono devastanti. Raga, piccolo acquisto arrivato di gennaio. Siamo qua nel reparto Harry Potter, forse il reparto con meno cosine, ma oggi ci aggiungiamo la soundtrack di Harry Potter, la pietra filosofale, e dovranno arrivare anche altre. Non penso di prenderle tutte perché non mi piacciono tutte, ma sicuramente il Calice di Fuoco, i Doni della Morte, parte 2, entreranno di diritto nella collezione Cumendiana. Raga, alla prossima. Ciao! Bella raga, continuiamo con gli acquisti di gennaio e possiamo dare una bella notizia, che vale frega un cacchio a nessuno, ma ho completato la collezione di Jurassic Park di Magic, quindi con tutte le carte della collezione e devono arrivare anche delle carte speciali del Secret Lair. Allora, cominciamo. Don't move. Cresting, Mosasaurus, bellissimo, questa è una carta stupenda. Foil ancora più bella. Poi questa, ragazzi, presa in giapponese perché se no aveva dei prezzi mostruosi, in pratica attacco improvviso. Se faccio danno all'avversario da combattimento, posso con 3 mettere in campo un dinosauro. Cioè, se i dinosauri costano, invece i dinosauri costano 3, quindi una da 9 posso giocarla a 3, cioè devastante, veramente devastante questa carta. Infatti costa un occhio della testa, la più cara. Life in the way, molto bella.
mi scuso per l'inglese meraviglioso. Blue Loyal Raptor. La sua carta, diciamo, partner, Owen Grady Raptor Trainer. Tante robine. Grim Gigantosaurus. E chiudiamo con un'altra carta molto, molto costosa. Indominus Rex Alpha. Il godimento è assicurato. E niente, ragazzi, abbiamo chiuso tutte le carte di Oltre il Mondo, di Magic, appunto di Jurassic Park. Le volevo tutte, tutte sono arrivate. Ma mancano quelle del Secret Lair che ho già prenotato e arriveranno anche quelle. E poi il godimento è Totalus. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di gennaio e abbiamo delle chicche mostruose. Partiamo con due cose già viste precedentemente, ma ne ho voluto prendere altri due per collezione. Neo Geo Mini, un altro pad bianco e Neo Geo Mini Pad Black. E va bene, così a niente. Ragazzi, guardate questo disco orario. Fantozzi, Carrozzeria Fratelli, Calboni. Via Visconte Cobram. Raga, da infinite statue ho trovato le statue, action figure, chiamatele come volete, di Fantozzi, la collezione clamorosa, anche a rate. Guardate che roba. Fantozzi con il sellino della bici è qualcosa di meraviglioso. Poi abbiamo Filini in versione tennis. Altro capolavoro. Fantozzi in versione tennis. E Fantozzi nella sua posa classica, in canottiera. Sono anche nuovi. Io penso che li lascerò in scatola, sinceramente. Ci sono anche delle frasi famosissime. Qua abbiamo il retro, scusate. Qualcosa di incredibile. Batti lei. Scusate, guarda che quando mette la posta assolutamente i fili qua in salotto. Meravigliosi, cioè, c'è poco da dire, è una collezione devastante. Li ho presi tutti e quattro, ovviamente io da super fan del mitico ragioniere. Poi c'erano anche i filini. Eccole qua. Ta-na-na. Raga, ci ribecchiamo con gli acquisti comendiali. Ciao! Ciao raga, andiamo avanti con gli acquisti di gennaio con robina proprio piccina picciò, non dal punto di vista qualitativo perché c'è bella robina, ma 5 euro l'uno, viva Vinted. 15 euro mi porto a casa, tre pezzoni. Allora, cominciamo con una cosa sonora che non è questo granché, è un film normalissimo per me, sono molti ricordi perché è un film che ha sempre appassionato sia mia mamma che mio papà. Proposta indecente, ho il film e arriva anche la soundtrack. E si gode. Ha comunque due o tre pezzi interessanti, a mio modesto parere, ovviamente. Poi torniamo in tema Harry Potter, visto che si sta cominciando il recupero di Harry Potter. E cominciamo. Colonna sonora, Harry Potter e il calice di fuoco. Tanta roba. Alla fine riprenderò tutte perché questi prezzi sono bassi. Molto molto buona. E godo. E cioè a 5 euro. Harry Potter e l'Ordine della Fenice, PlayStation 3, tutto completo, veramente, grazie Vinted, ti amo, e grazie a Lord Voldemort. Quindi fiori, veramente, tanta bella robina, pochi soldi, per fortuna, e niente, adesso devo recuperare sempre per Play 3 il Principe Mezzosangue, Doni della Morte 1, mentre i Doni della Morte parte 2 sarà per 3,60, perché è l'unico che costicchia per Play, prezzi fuori dal normale, avrò preso 18 euro, mi pare, o 20 con le spese, per 3,60 e godo, raga, un saluto dal Comendone, ci becchiamo per i prossimi acquisti di gennaio. Ciao, raga. Raga, continuiamo con gli acquisti di gennaio, siamo nella postazione, nella nuova postazione salotto comendiana retro PC retro barra monitor per Xbox 360, Play 3, non so, è Wii U, ecco. E console mini, perché ragazzi stiamo entrando anche nel vortice delle console mini, ma andiamo per ordine. Primo recupero,
Luigi Mansion 3. Manca solo l'uno per GameCube, costa un occhio della testa. Prima o poi lo recuperiamo, intanto abbiamo il 2 per il 3DS e il 3 per Switch. E godo. Poi abbiamo Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. E si gode, ragazzi, si gode a bomba. Il recupero continua, manca poco. Poi abbiamo, ragazzi, un chiccone incredibile, preso a un prezzo stracciatissimo. Il mini NES, visto che non ce l'ho, ho preferito prendere questo. Ho il mini NES, perché non ho giocato questa generazione, quindi la sento poco mia, però almeno così ho recuperato i classicissimi e il NES in versione mini. E godo. E poi, ragazzi, un pop che non potevo non prendere, di una scena iconica, ma anche, insomma, creata con la CGI o CGI o come volete voi, un po' del cazzo, ma va bene. The Flash, la scena quando salva i bambini. Stupenda. Stupendo, più bello il pop della grafica del film, però volevo sto pop di Flash e adesso godo sul serio. Raga, ci becchiamo con i prossimi acquisti. Alla fine, dopo Natale, stanno arrivando acquisti particolari, molto particolari. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di gennaio. Ho completato gli Harry Potter e godo. Harry Potter e il Principe Mezzosangue, godo. Ed Harry Potter, i Doni della Morte, parte 1. Quindi adesso mi ricomincio cominciando dalla versione PC, Harry Potter e la Pietra Filosofale. Poi, raga, non sono pazzo, ho preso Flight Simulator anche per Xbox Serie X, perché lo volevo scatolato, quello per PC non sono riuscito a trovarlo, ma comunque ce ne ho già e volevo, diciamo, una versione diversa. E quindi l'ho preso, l'ho anche provato, devo dire, tanta roba. Non è la versione PC, però si difende molto bene e quindi c'avevo anche Flight Simulator in versione scatolata, però per Serie X. E godo. Poi chiudiamo con due giochini, un altro giochino, questo preso carico con gli amici, l'abbiamo provato, veramente mi sono divertito troppo con Nintendo Switch Sport, molto carino, e godo. E poi ho preso un controller non ufficiale per la Switch, che però mi piaceva visto che mi mancava, è molto carino. Arca miseria, pensavo di averlo già aperto. Sono una pippa atrocissima, non ci riesco senza taglierino. Datemi un secondo. Eccolo qua, ragazzi. Pagato 12 euro, così mi piaceva. Datemi un secondo, eccolo qua. Eccoci qua. Niente di incredibile, diciamo che ricorda Zelda. Mi piaceva, io amo l'oro, quindi oro e verde sono i colori che insieme mi piacciono molto, e l'ho comprato. E si gode. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti comediani. Ed è arrivata un'altra console. Ormai fio di tre console e giochi. Sta diventando la... Ma è stata sicuramente la collezione più ampia. Ed è anche così. È sempre stata così, diciamo, la classifica. Giochi, film, CD, action figure e quant'altro. Ma... volevo assolutamente recuperare una Switch OLED, visto che, ripeto, negli ultimi mesi ho riscoperto la Switch meno devastante e ho preso l'edizione, diciamo, particolare, la Mario Red Edition, che ricorda anche il rosso e nero Milan, anche se sono appena usciti con l'Atalanta, quindi lasciamo perdere con i coglioni stragirati, scusate il francesismo, però ho detto volevo anche l'OLED e l'ho presa, visto che la Switch ha un po' di anni, quella che ho preso anni fa, e neanche un po' presa a male, nel senso qualche striscio, qualche cosa, infatti adesso ci ho messo sulla Switch OLED anche un vetrino, quello temperato per lo schermo. Ecco, allora, questa è la Switch normale, che non ho ancora fatto vedere nessun video sulla Switch, c'è qualche striscetto qua, ecco, cose che vedo solo io, però mi danno troppo fastidio. E qua abbiamo invece la OLED, che devo dire che è molto molto diversa. Adesso vediamo anche le differenze che ci sono, ragazzi, devo dire che le differenze ci sono. Questo però non vuol dire che prenderò la Steam Deck OLED, perché anche no. Ok. Cioè, la differenza di schermo è comunque importante. Posso cambiare magari... mettere black qua.
non mi ricordo. Ah, nera, ok, mi piace di più. Va bene, ecco c'è. Non so quanto si possa capire, ma non si capisce un cazzo. Però devo dire che la differenza già così è molto molto importante a livello proprio di luminosità, di colori, è molto più vivo, ecco, quindi non c'è paragone, ecco. E niente, era arrivata anche la OLED, ho sfruttato anche dei regali di Natale, a livello economico, di banconote, e me la sono goduta, sinceramente. Adesso, Fiori, cioè, come console, veramente le ho tutte quelle che volevo, forse qualche mini, forse, ma forse anche le mini le ho prese tutte quelle che volevo, quindi sono abbastanza tranquillo, insomma. E è chiaro che, adesso non so se quel fine di quest'anno uscirà anche la Switch 2, non so se la prenderò subito, vediamo il prezzo, però intanto ci tenevo ad avere la OLED per giocare tanto, visto che l'ho giocata finora tanto da schermo da televisore, voglio giocarmela a portatile, visto che è un periodo che con le portatili vado da Dio, come con la porta, la Steam Deck e così via, però tanta tanta robina, ragazzi, tanta tanta robina. Però faremo un video apposito, quindi non faccio vedere nient'altro, sarà un video sulla Switch con diversi giochi cumendiani. Raga, alla prossima con gli acquisti di gennaio. Ciao! Raga, guardiamola nel dettaglio, bellissima questo rosso fuoco con dietro addirittura, aspetta un attimo, il loghetto di Super Mario. Eccolo qua. Ci sta troppo, anche se il colore è bello perché sono rosso e nero, ma anche una merda perché stiamo facendo schifo, ripeto. Fuori anche dalla Coppa Italia, fuori da tutto. Ragazzi, andiamo avanti con gli acquisti di gennaio. Ho della roba che è arrivata tardissimo, sono regali di Natale anche di amici, tra cui uno che soprattutto è devastante. Parlo piano perché è tardissimo, ragazzi. E parto subito a bomba con The Division Bell, uno dei miei album preferiti dei Pink Floyd in versione giapponese, che dicono è quella che si sente meglio. Adesso dovrò capire un attimo se è così, ma ringrazio il boh della pupetta per un regalo strepitoso, uno dei più belli di Natale in assoluto, devastante. Poi con la sonda di Harry Potter, ne sto recuperando tutte, Principe Mezzosangue, il film che mi piace meno, Rocky Legend, mi mancava l'ultimo gioco di Rocky, figo, tanta roba, anzi ne manca un altro in realtà, ma non è figo come questi. Poi due filmetti, Babylon. Sto recuperando tutti i film di Margot. Hugo Cabret. Questo pensavo di averlo già in collezione, invece no. Grande mancanza cumendiana. E chiudiamo con Arroganza Cosmica. Funko Pop X-Men Wolverine. In versione obesotta. E Golo. Ciao ragazzi. Ciao! Raga, andiamo a chiudere il mese di gennaio con degli acquisti veramente leggeri, ma roboanti, no, non è vero. Andiamo con due DVD italiani, delle solite commedie comediane che comunque si riesco a recuperare in DVD a pochi euro, cerco di recuperarli. Infelici e contenti con Greggio e Pozzetto, 5 euro. E Miracolo italiano con Pozzetto, Ezio Greggio, Faletti e tanti altri, insomma. 10 euro di DVD, non sono capolavori, non sono film d'autore, ma me ne fotto e me li sono presi. Ciao! E poi ragazzi, vengo. Come si dice, da un Milan un po' così, con l'Inter già campione d'Italia con la seconda stella, complimenti all'Inter, però ho trovato la gazzetta che mi mancava, sapete quali sono le gazzette? Giroud, il derby sei tu. Si è girato Giroud, il derby che ci ha portato poi la rimonta e la vittoria dello scudo numero 19. Però vedi l'Inter qua è ancora prima, come sempre, Inter campione, complimenti, seconda stella già vinta, già in bacheca, grande Inter. Ma intanto mi sono preso questa gazzetta, ciao. Raga, oddio. Ci becchiamo adesso con gli acquisti di febbraio, che saranno anche importanti per il mese del compleanno. E c'è già molta carne al fuoco perché ho delle prenotazioni, che ho prenotate anche a ottobre, che arriveranno appunto a gennaio. Raga, un saluto da Cumendon Venezian. Ciao!